Natale si avvicina, ragazzi, e quando si avvicina il Natale dobbiamo iniziare a mettere insieme le idee, ordinarle, cercare di non fare stupidaggini, mirare gli acquisti giusti, perché poi se ci va male la cottura sotto Natale restiamo abbastanza a piedi. Quindi noi oggi che cosa facciamo? Dopo aver parlato con l'Adi della macelleria Santa Lucia, vi ricordo i tre punti vendita più quello che aprirà nel 2024, ciao Diana, a Carate Brianza, appena tornata mia moglie che saluta, abbiamo valutato di fare un bel brasato, il brasato nel forno olandese. Noi lo faremo nel forno olandese e utilizzeremo l'induzione, utilizzeremo questo, diciamo, questa chiave di lettura, perché non vogliamo morire di freddo all'esterno e anche per farvi capire che se noi abbiamo a disposizione un taglio pazzesco come l'aletta di Angus che ci ha dato l'Adi, potete tranquillamente non dover passare dal barbecue per forza di cose. È chiaro, a maggio, a giugno, a luglio è bello stare fuori, adesso che ci sono meno 46 gradi probabilmente è bello altrettanto, ma forse un filo meno. Quindi, per non incappare nelle malattie, che oltretutto nel periodo natalizio potrebbero essere un disastro per la gestione dei nostri familiari, andiamo dentro. E noi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti ieri sera prendendo la nostra aletta di Angus e abbiamo semplicemente valutato che era il caso di dare una piccola trimatina per esporre la polpa. Perché abbiamo avuto bisogno di esporre la polpa? Anzitutto con un coltello abbiamo tolto le silver skin, le pellicine che ci sembravano un pochino diciamo in abbondanza, quindi siamo andati a fare un lavoro di questo genere, perché su questo genere di cottura è necessario farlo. Poi abbiamo preso la nostra aletta, l'abbiamo tamponata e l'abbiamo immersa, la ricetta diceva il Barolo, ma io un litro e mezzo di Barolo in casa non l'avevo, allora abbiamo utilizzato la Valpolicella Ripasso. Quindi Valpolicella Ripasso insieme a un mix di carota, sedano, cipolla naturalmente, aglio, chiodi di garofano, cannella, pepe in grani, sale, basta, no non è vero, alloro e rosmarino, insomma abbiamo fatto un bel giro, lo state vedendo qui nelle immagini, di aromi, e spero che queste oltre 15 ore di marinatura abbiano determinato la capacità da parte della carne di prendere, intanto è partito un pezzo di telecamera, vabbè, dettagli, di prendere una bella aromatizzazione. Quindi adesso noi che cosa facciamo? Con calma andiamo a togliere dal frigorifero il nostro composto fatto da aletta più verdure più aromi e andiamo a lavorarlo. Perché? Perché serviranno diverse ore per fare il nostro brasato. Ecco qui ragazzi, dopo 15 ore di marinatura, la nostra aletta, vedete che è ancora immersa, adesso la dobbiamo semplicemente asciugare. Inizialmente pensavo di fare una parte fuori e una parte dentro, ma farò soltanto dentro perché voglio vedere se riesco a farlo completamente all'interno, quindi rosoleremo dentro. Ed ecco qui la nostra carne già tamponata, una bomba. Vedete cosa sto facendo? Sto facendo sciogliere una noce di burro dentro la mia padella antiaderente, ho anche disposto ovviamente a fuoco molto più basso il mio forno olandese a destra. Così almeno adesso vedrete che riusciremo a fare una bella cosa. Prima ovviamente dobbiamo rosolare la carne. Per rosolare la carne ci basta semplicemente aspettare che si scaldi bene la padella e poi la facciamo crosticinare tutta. Accesa la ventolona e si va. Guardate che bella crosticina che si è formata sulla mia aletta. Adesso che siamo a posto, abbiamo sigillato tutti i lati, andiamo tranquillamente qui con il suo fondo e poi aggiungiamo le verdure che abbiamo scolato, tenendoci ovviamente il nostro liquido della marinata. Lasciamo scaldare un attimo, adesso che abbiamo scaldato andiamo a abbassare un pochino il nostro fuoco induzione, la nostra fiamma induzione, la nostra piastra induzione e aggiungiamo, come ci siamo detti, le verdure scolate. E
facciamo cuocere per una decina di minuti così. Ok ragazzi, sono passati 15 minuti, prima il rallentamento ho detto 10, e possiamo andare a regolare di sale. Ricordiamoci che abbiamo 2 kg e mezzo di carne, quindi andiamo abbastanza generosi, e poi ci recuperiamo il liquido della marinata tanto da raggiungere la metà dell'altezza del nostro alettone. Ancora un pochino, ancora un filino. Ok, adesso portiamo a ebollizione e poi facciamo sobbollire. Naturalmente ci aiutiamo chiudendo il nostro forno olandese con il coperchio. Ragazzi, allora dovremmo aver finito, dico dovremmo perché sono passate 2 ore, ma io lo voglio vedere dal vivo prima di decretare conclusa la cottura e togliere la... sì, meraviglioso, si è anche ristretto. Ci siamo, adesso lo togliamo e lo andiamo a conservare, perché intanto frulliamo le verdure dopo aver tolto gli aromi, prima di aver tolto gli aromi. Ok ragazzi, ecco le nostre verdure, adesso le frulliamo. Ed ecco qui la nostra cremina da aggiungere al brasato, che adesso tagliamo e assaggiamo. Ragazzi, tagliamo e vediamo cosa è successo. Ovviamente la vena centrale è rimasta, perché è tipico del taglio che abbiamo utilizzato. Adesso lo tagliamo un po', uniamo la nostra salsina e lo assaggiamo. Allora, morbido succoso, sembra morbido succoso, adesso lo proviamo e vediamo cosa succede. Allora, assaggiamo con ovviamente la salsa che abbiamo creato con il fondo di cottura e le verdure, senza aggiungere altro, ma semplicemente togliendo gli aromi, quindi l'alloro, il rosmarino, avevamo forse anche un po' di salvia e i chiodi di garofano. Beh, allora, con la salsa ma trova tutta una sua ragion d'essere, perché ovviamente diventa molto più semplice da masticare, ma la carne è comunque morbida. È chiaro che con la salsa abbiamo proprio il boccone perfetto, poi vi spiego tutto. Mentre intorno a noi i lavori continuano, io mi sono lasciato una notte per trovare le giuste parole per commentare questo brasato, e non mi sono venute. L'Adi mi ha dato un pezzo troppo importante per il brasato, troppo buono, per cui io vi garantisco che se volete fate un salto a Terno d'Isola, Vie Mercate, oppure qui a Seregno, andate a pescare la stessa aletta di Angus irlandese e potete tranquillamente replicare la cottura, che abbiate un forno olandese come noi, quindi con la ghisa che dà una mano, oppure in qualsiasi altro modo che vi venga in mente, anche con una normalissima pentola. Insomma, ci sono tante opportunità per il brasato, ci sono tante opportunità per fare bella figura. La salsa alla fine, alla quale non abbiamo in realtà aggiunto niente, perché avremmo potuto mettere ancora un po' di liquido di marinata, ma ci piaceva l'idea di lasciarla abbastanza granulosa con tutte quelle verdure che abbiamo utilizzato per far rendere al meglio la nostra carne, e vi garantisco che la missione è stata compiuta. Tutti i nostri commensali erano felici e noi eravamo felici con loro, e non penso che dipenda soltanto dalla quantità di vino che avevano bevuto. Ecco, per cui ragazzi, se volete replicare sapete dove trovare la macelleria Santa Lucia in tutte le sue declinazioni. Io, fossi in voi, non aspetterei il 2024 all'apertura di Calate Brianza. Godetevelo già adesso un brasato e poi lo replicherete più avanti, perché no? Qui sotto tutti i riferimenti della macelleria Santa Lucia, oltre naturalmente ai nostri, mentre intorno a noi continuano i lavori, perché qui siamo in un enorme cantiere, ormai lo sapete. Qui se volete guardare un altro video, no, qui invece se volete guardare un altro video, qui infine se volete iscrivervi al canale, sapete che a noi fa soltanto piacere, se invece non avete piacere, amen. Amici come prima, ragazzi un grande abbraccio, come sempre alla prossima, e ovviamente visto che ci stiamo avvicinando, buon Natale già, adesso, lo ripeterò in tutti i video.